Ciao bambini, ciao, bentrovati. È ritornato Babbo Natale dalla mia casa in Lapponia. Il camino acceso, l'albero di Natale acceso e mi avete preso mentre facevo la lista di tutte le cose che devo fare prima di Natale, perché la vigilia di Natale devo venire nelle vostre case a portarvi tutti i regali con la slitta e con le renne. Quindi tutte le altre cose le devo fare prima. E ho fatto anche la lista della spesa, perché anch'io devo mangiare. Ho segnato il pane, il formaggio, i tortellini, poi le uova, lo zucchero, tutto, perché devo preparare da mangiare, devo fare tutto da solo. C'ho una cucina che non è molto grande, però riesco a fare tutto quanto. Allora, la prima cosa che vorrei fare è questa. Vorrei salutare un bambino che si chiama Diego e che ha 6 anni ed è di Casette d'Ete. Allora, Diego, Babbo Natale ti fa tanti, 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 tanti auguri di Buon Natale a te, alla tua famiglia e a tutte le persone che conosci. Ciao Diego, ciao! Adesso tutti gli altri bambini, invece, se volete parlare con Babbo Natale e magari chiedere, che ne so, un regalo particolare o... sta suonando il telefono, un attimo, un attimo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, come ti chiami? Federico. Federico? Ah, bene, bene, Federico, ciao. Da dove chiami? Da Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio è... Dunque, è nelle Marche, vero? Sì. Ah, ci sono stato, ci vengo spesso a Porto Sant'Elpidio. Ci vengo praticamente tutti gli anni, la notte di Natale. L'anno scorso, ti ricordi cosa ti ho portato di regalo? L'occhio da tavolo. E ti è piaciuto? Tantissimo. Ah, vedrai che anche il regalo che ti porto quest'anno sarà bellissimo e ti piacerà tantissimo. Dunque, allora, da sentire. Ma tu, Federico, che classe fai? La quarta. La quarta. E ti piace andare a scuola? Tanto. Tanto? Oh, bravo. E cosa vorrai fare quando sarai grande? Il medico. Il medico, è un bel lavoro il medico, perché cura tutte le persone che stanno male. Bravo, 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 bravo. E senti, Federico, tu fai anche qualche sport? Nuoto. Fai il nuoto? È bellissimo il nuoto. Ma adesso l'acqua è fredda, è inverno, come fai? La regolano lì. Eh? La regolano. Ah, la regola, no? Ah, ho capito. Ma non vai nel mare a nuotare? No. Ah, ecco perché. Ma dove vai a nuotare? Nel fiume? No. Dove? In piscina. Ah, in piscina. Guarda te, non ci avevo pensato. È vero, la piscina poi è caldo dentro. È vero che è caldo? C'è la stufa. Come da me c'è il camino, nella piscina c'è la stufa. Ascolta, Federico, sai cosa facciamo adesso? Facciamo un bel gioco. Il gioco del cos'è? Adesso ti apparirà sullo schermo una scritta o una fotografia e tu dovrai indovinare che cos'è. Vediamo un po'. Se riusciamo, eccolo, questa è una fotografia, un particolare un po' ristretto. Riesci a capire che cos'è? Un trattore. Oh, un trattore, ma sei bravissimo, guarda, hai indovinato subito, è un trattore, bravo. Allora Federico, adesso è il tuo momento, puoi fare gli auguri a tutti quelli che vuoi tu. Alla maestra. Sì. A tutti i miei compagni di classe. Ai tuoi compagni di classe. E a tutta la mia famiglia. E a tutta la tua famiglia. Bene. E anche a te ovviamente. Non ho capito, scusa. E anche a te ovviamente. Ah, grazie mille. Allora, Federico, anche Babbo Natale ti fa tanti, tanti auguri di Buon Natale a te, alla tua famiglia e a tutte le persone che conosci. Va bene? Ciao Federico, ciao. Ciao, ciao! Ciao, ci vediamo la notte di Natale, mi raccomando, eh!
Ciao, vedrai che regalo che ti porto quest'anno. Ciao. Mi è venuta la tosse, Federico, abbiamo fatto il giochetto nuovo, hai indovinato subito. Perché è una fotografia di cui si vede solo un pezzettino. Bisogna indovinare invece che cos'è tutto. Lui è stato molto bravo. Adesso vediamo chi c'è al telefono e vediamo se è bravo o brava ugualmente. Pronto, chi parla? Sono Claudia Grilli. Sei, scusa? Non ho capito il Claudia. Tuo nome. Ah, Claudia. Claudia, e quanti anni hai, Claudia? Ne ho 9. 9 anni, quindi anche tu fai la quarta? Sì. Ah, bene, 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 bene. E vedo nella scritta qui sotto che c'è scritto anche Leonardo. Chi è Leonardo? È il mio fratellino, te lo passo. Ah, bene, bene, passamelo pure. Leonardo? Che fai? Leonardo? Ciao. Ciao. Come va? Quanti anni hai tu, Leonardo? 6. 6 anni. E hai mandato la letterina a me? L'hai mandata dove si chiedono tutti i regali? Sì. Sì. E quanti regali hai chiesto? 1, 2, 3. Quanti? Tanti. Tanti, ma dopo ce la farò io con la slitta, perché io comincio a essere vecchio, tanti tanti regali, poi ma sì, ce la faccio, mi raccomando, sia Claudia che Leonardo, la notte di Natale cosa mi dovete lasciare sul tavolino? I biscotti al latte. I biscotti al latte, ma anche un'altra cosa per le renne, cosa mangiano le renne? Carote. Le carote, bravissimo Leonardo. Passami adesso Claudia. Ciao. Claudia? Chi c'è? Pronto? Ci sono. Ah, ci sei, non ti sentivo. Non, a vedere non ti vedo, a sentire non ti sento. Non sapevo più se c'eri. Allora. Facciamo un giochino. Sì. Allora, qui c'è da indovinare, adesso non abbiamo la foto, ma c'è da indovinare una cosa che c'è il disegnino qui. Adesso provo a spiegartela. È una cosa leggera, leggera. È una cosa che si costruisce con le mani, si costruisce con le mani. Vola e dietro c'ha tutti dei fiocchetti che volano. Ed è legato con un filo. Che cosa può essere? L'aquilone. Bravissima. È un bellissimo. Questo non è colorato. Di solito gli aquiloni sono molto colorati e sono molto 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 belli. Questo non è colorato, però hai indovinato. Adesso è il vostro momento. Cominciamo con Claudia e poi con Leonardo. Fate gli auguri a chi volete. Gli auguri di Buon Natale. Faccio gli auguri alla mia classe, sì. Alle maestre, sì. Alla mia famiglia, alla tua famiglia, agli zii, alle cuginette, a te, sì, a mamma Natale. Sì. E adesso ti passo a Leo. Benissimo. E a lei, ai nonni. E ai nonni, perfetto. Adesso mi passi Leonardo, facciamo fare gli auguri anche a lui. Leonardo? Sì. Dimmi. Ci sono. Ci sei. Allora, fai gli auguri a chi vuoi te. Al nostro cane che si chiama Mila. Ah, che cane c'hai? Com'è, grosso? No, piccolo, 6 anni. Vabbè, d'età è piccolo, ma è alto e basso, com'è? Piccolino. Piccolino. Allora, gli auguri al tuo cagnolino, poi... Alle cuginette, a Ale, alla mia famiglia, ai nonni, ai miei compagni di classe, un po' a Samu. Sì.
e le maestre. E alle maestre. Benissimo, allora sia Claudia che Leonardo, Babbo Natale, vi fa tanti tanti auguri di Buon Natale a voi e a tutte le persone che avete detto. Ciao Claudia. Buon Natale. Ciao Leonardo, Buon Natale, ciao. Buon Natale, ciao. Ciao. Ah, questa è stata una telefonata bellissima. Leonardo, oddio, non mi ricordo più l'altro nome. Ecco, sono vecchio, la memoria, Claudia Leonardo, benissimo, benissimo. Quindi adesso devo continuare a fare, se non telefona più nessuno, devo continuare a fare la lista della spesa. Allora, devo comprare il dentifricio, devo comprare le saponette, perché anche Babbo Natale fa la doccia e si lava i denti, sì, devo alzare la barba, però riesco. E poi cosa devo comprare? L'asciugamano ce l'ho. Suona il telefono, adesso voglio. Eccolo. Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Sono Lorenzo. Lorenzo? Ah, oh, c'hai un bellissimo nome, Lorenzo. E da dove chiami? Da Marotta di Mondolfo. Marotta di Mondolfo, Marotta di Mondolfo. Ah, la conosco. Ci fanno una festa dove si fanno delle cose che si mangiano in primavera, cos'è? Sì, la festa dei Garagoi. La festa dei Garagoi, è vero, una volta li ho mangiati, ma sono duri, com'è che sono così duri? Non sono cotti bene? Lorenzo? No, bisogna mangiarli il cicciolino dentro. Ah, bisogna mangiare il cicciolino dentro. Ma come si fa a mangiare il cicciolino dentro se fuori è duro? Lo bisogna togliere con le mani dal guscio del... Ho capito, del garagolo. Ah, è bello, o sennò bello. Succhiarlo. Esatto, sono molto buoni, li ho mangiati, sono molto buoni. Ho fatto una bella scorpacciata. E dimmi Lorenzo, tu che classe fai? Faccio la quinta elementare. La quinta elementare. E il prossimo anno andrai alle medie? Sì. Ah, sei contento? Sì o no? Sì, dai. Va bene, vedrai che sarà una bella esperienza, perché oltre adesso c'hai le maestre, di solito anche adesso ci sono due o tre maestri, ci saranno i vari professori, poi si fanno altre materie nuove, e vedrai che sarà molto molto bello. Adesso facciamo un giochino e c'è da indovinare, vediamo un po'. Questo oggetto qua è un oggetto. Ieri ci avevamo gli animali, oggi ci abbiamo gli oggetti. Questo è una cosa che quando si usano si infilano nelle dita, in queste due dita qui, che fanno così, tric, tric, tric. Le forbici. Bravissimo! Ah, mamma, anche te c'hai le forbici a Marotta che fanno così, tric, tric. Lorenzo. Come fanno le forbici a Marotta? Fanno tric tric? Sì. Anche da me, anche qui in Lapponia, le forbici fanno tric tric tric. È uguale. Allora Lorenzo, adesso puoi fare gli auguri a tutti quelli che vuoi tu. Allora, ai amici di scuola. Sì. Agli zii, bene. Ai nonni. Sì. E ai miei genitori. Benissimo. Allora, Babbo Natale ti fa tanti tanti auguri a te e a tutte le persone che tu hai detto. Ciao. Okay. Buon Grazie. Natale. Ci vediamo la notte di Natale. Ciao. Ciao, ti porterò i regali. Ciao. Ciao. Mi si prende sempre il telefono nella barba, non lo so il perché. Lo so perché la barba è lunga. E qui ci sono tutte le perline, si incastrano le perline con la barba e poi me la tira. Allora, dobbiamo continuare, riuscirò a fare questa lista della spesa? I bambini chiamano in continuazione e bisogna che gli rispondo. Eccola, ecco già un'altra telefonata, senti, eccola.
Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, come ti chiami? Sono Giorgia. Non ho capito. Sono Giorgia. Giorgia? Giorgia, benissimo. E da dove chiami? Da Francavilla Rete. Ah, benissimo. E vedo qui sotto che c'è anche il nome di Federico. Chi è Federico? Mio fratello. Il tuo fratellino più piccolo. È lì vicino a te? Sì. Me lo puoi passare? Gli dico ciao? A me sì. Ma ciao. Federico? Voglio tanti regali. Ciao, sì, ti porterò tanti regali. La notte di Natale. Mi raccomando, un goccino di latte, due biscottini e le carote per le renne, Sì. Mi raccomando. Giorgia, sì. Adesso sì. Voglio fare il giochino con te. Voglio vedere se tu sei brava a indovinare questa cosa che ho io qui. Questo è difficile, io non so come dire. Questo è un animaletto, è piccolino, di solito è rosso e cammina così, ma non ha le gambe, ma cammina così, è rosso e lo si tiene dentro casa di solito, dentro una cosa rotonda ed è rosso. Cosa può essere? Un pesce. Un pesce rosso, benissimo. Eccolo, il pesciolino rosso dentro il vasetto. Eccolo, eccolo qua. Bravissima Giorgia, bravissima. Allora Giorgia, adesso è arrivato il momento di fare gli auguri. A chi vuoi fare gli auguri tu? A tutti quelli che conosco e alla mia famiglia. E alla tua famiglia. Federico vuol fare gli auguri a qualcuno? A mamma, papà. Benissimo, a mamma e a papà. Benissimo. Allora bambini, sia Giorgia che Federico, Babbo Natale vi fa tanti auguri a voi e alle persone che avete detto, alle vostre persone care. Ciao, ci vediamo la notte di Natale. Ciao bambini, ciao. Buon Natale. Grazie, grazie anche a voi, grazie, buon Natale. Giorgia e Federico. È bello, una telefonata, due bambini. Questa è una bella media. E così però quanti regali dovrò portare, mamma mia. E poi di là ancora. Io ti dico che faccio la lista della spesa, ma c'è un mucchio di letterine così che ancora le devo vedere, ma starò su fino tardi questa notte, non guarderò la televisione e mi metterò a lavorare e leggere tutte le lettere dei bambini, perché loro se mi chiedono i regali, io la notte di Natale glieli devo portare, mica posso dire di no, loro me le scrivono apposta, ecco un'altra telefonata, scusate Pronto? Pronto. Pronto. Che bello. Pronto. Pronto, sono pronto, io sono qui. Sono nella mia casa in Lapponia. Ti piace la mia casa? Sì. Ah, te ce l'hai il camino a casa, il camino acceso come c'ho io? Sì. Ah, ce l'hai anche te, ma adesso è acceso? No. Il mio invece è acceso. L'albero ce l'hai, Sì. Sì, ma hai già fatto? Sì. Ah, il presepio l'hai fatto? Sì. Sì, e chi l'ha fatto? Io. Io. Benissimo, benissimo. Allora, io non ho chiesto come ti chiami. Lorenzo. Ma sei quello di prima? No. Perché prima c'era un altro bambino che si chiamava Lorenzo. E tu quanti anni c'hai? 9. No, 9 anni, lo vedo anche lì sotto, sono bravo, indovino tutto. E sei di Colli del Metauro, ma dove di preciso Colli del Metauro? Uh-huh. Dove di preciso? A Calcinelli, a Monte Maggiore? A Monte Maggiore. A Monte Maggiore, lassù dove c'è l'aria buona, sopra la collina, è vero?
C'è la collina. Ah, bene, 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 bene. E tu vai a scuola? Sì. Quante maestre c'hai? Aspetta, le conto. Sì. Cinque. Cinque maestre. Allora se diventi bravo un bel po' con cinque maestre. Io penso, quando ero bambino, io ce n'avevo una sola, ce n'avevo. E sono diventato Babbo Natale. Te con cinque non so cosa diventerai. Cinque Babbo Natali quando sarai grande. Va bene. Lorenzo, adesso facciamo un giochino. Questa roba qua che c'è qui dietro. Ecco. Facciamo questo qui, che è un indovinello. Allora, te lo leggo, eh. Canta presto quando tutti dormono. Chi è? Dimmela. Allora, non lo vedi scritto nel televisore? Sì. Sì, allora, canta presto quando tutti dormono. Chi è? La gallina. La gallina non canta quando tutti dormono. Chi canta quando tutti dormono? È fatto come la gallina un po', eh? Chi è? Gallo. Il gallo. Benissimo. Bravo Lorenzo. Hai indovinato da Montemaggiore, hai indovinato il gallo. Bravo. Allora, adesso è il tuo momento, mi raccomando, fai attenzione, puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi tu. A mia nonna. Sì. A te. A me, grazie. A mia nonna. Sì. Babbo e mamma. E i miei due cani di nonna e nonna. Non ho capito, scusa. E i due cani di nonna e nonna. I due cani? E come si chiamano i due cani? Tommy e Gigo. Ah, e tu gli vuoi bene, vero? Sì. Ok. Benissimo. Allora Lorenzo, anche Babbo Natale ti fa tanti auguri a te, alla tua famiglia e ai due cagnolini. Ciao, ci vediamo la notte di Natale, quando passerò con la slitta. Ciao. Con questa barba che si impiglia sempre. Adesso bambini dovete avere un attimo di pazienza, perché io a furia di parlare mi è venuta sete, bisogna che vado di là a prendere un bicchiere d'acqua, ma voi non andate via che io tra due minuti torno, aspettatemi, torno. Fra due minuti ci rivediamo, adesso vado di là a bere un bicchiere. Ah, ho bevuto un bicchiere d'acqua fresca che va proprio fatto bene. Era quella con le bollicine, con tutto, che fa così, che quando va giù per la gola fa blu 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 blu. Buona da matti. C'avevo un po' di sete e adesso non ce l'ho più. Per forza, ho bevuto un bel bicchiere d'acqua, quella minerale, non naturale. Minerale, non naturale, frizzante e anche fresca, perché l'acqua fresca è più buona, non gelata, l'acqua un poco fresca. Quindi, allora, visto che non chiama nessuno per il momento, continuo la lista della spesa. È meglio che faccio la lista dei giocattoli. Adesso ci penserò un attimo, adesso rispondo al telefono che c'è qualche bambino o qualche bambina che vuole parlare con me. Sentiamo un po' chi è. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Ciao, pronto? Chi sei? Filippo! Com'è? Filippo! Filippo! Ho detto bene? Ciao Filippo! Sì. Da dove chiami? A Loreto! Da Loreto, benissimo. Quanti anni c'hai? 4 e mezzo. 4 e mezzo? Sì. Benissimo. E vedo che qui sotto c'è scritto anche Tommaso. E Tommaso chi è? Un amico mio.
Ah, un amico tuo. Credevo che fosse il tuo fratellino e invece è un amico, un amichetto tuo. Ed è lì vicino a te, Tommaso? No, qui vicino abita. Me lo puoi passare che lo saluto? Ciao. Ciao, Tommaso. Quanti anni hai tu? Anche tu hai quattro. Quattro anni. Quattro e mezzo. Ah, anche te quattro e mezzo come l'altro. Benissimo, benissimo. Ma voi andate a scuola? Sì. E che scuola fate? L'asilo. L'asilo. E all'asilo, voglio sapere una cosa, vi voglio chiedere. All'asilo... cantate le canzoncine di Natale? Ve le fanno cantare? Filippo? Filippo, fa. Tommaso? Ho detto, all'asilo le maestre vi fanno cantare le canzoncine di Natale? No, ma c'è un balletto di Natale adesso. Non ho capito. Un balletto di Natale! Ah, ecco il balletto di Natale! Ecco, ho capito. Quindi non me lo puoi far vedere perché dal telefono non riesco a vederlo. Fammi fare la poesia. Faccio. Sì. Faccio. Buon Natale! Poi? Io faccio una poesia. Ah, sentiamolo un po' questa poesia. Che sono curioso, a me piacciono le poesie. Prova un po' a dirla. Dai, bello. Dai, ti vergogni. Dai, digli, non mi vergogno. Mi vergogno. Oh, ti vergogni. Oh, non fa niente, non fa niente. Non ti preoccupare. Sarà per un'altra volta o magari il prossimo anno che sei più grande. Va bene? Ascolta, adesso facciamo un giochino e facciamo il giochino di che cos'è. Vedremo una fotografia, questa però tu sei piccolino, non lo so se riusciremo a farlo. Allora, adesso te lo leggo. Sono grande! Sei grande? Ah sì, scusa, hai ragione. È perché io non ti vedo, è tutto lì. Allora, vado sempre senza fretta. Chiusa dentro la mia casetta, sono ghiotta di lattuga, ma son lenta di natura. Sapresti dirmi che animale è? La tartaruga! Tartaruga! La tartaruga! Siete bravissimi, Filippo e Tommaso! Siete bravissimi, bravissimi, bravissimi! Adesso è il vostro momento, Adesso cominciamo con Filippo. Fai tu gli auguri a tutti quelli che vuoi tu. A mia cugini, Edoardo, Rebecca, sì? E zia, zio Roberto, zia Martina e nonno Enrico. Bene. A nonna Luana e nonno Giovanni. Benissimo. E papà, mamma e Tommaso. Ecco, passami Tommaso. Tommaso? Tommaso, parla. Sì, sono qui. Tommaso, chi vuoi fare gli auguri? A mamma. Sì. A babbo. Sì. Ai nonni. Ai nonni, benissimo. Al sacicco. Sì. E poi? E va. Mamma! Sì? Basta! Basta così? Va bene, allora Filippo, Tommaso, Babbo Natale, vi fa tanti tanti auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Ciao, Buon Natale! Ciao, ciao! Salutatemi Loreto, ciao! Buon Natale! Oh, adesso mi hanno portato due letterine perché devo salutare e fare gli auguri a dei bambini. Allora, un bimbo si chiama
Carlo, e ha 7 anni e è di Fano. Allora Carlo di 7 anni, Babbo Natale ti fa tanti tanti auguri e ti dice che la notte di Natale ti porterà i regali che tu hai scritto nella letterina, va bene? Ciao Carlo, buon Natale. Poi una bimba, perché si chiama Bianca Maria, ha 7 anni ed è di Fano e sta a Sant'Orso, così almeno lei è sicura di essere lei. E anche a te Bianca Maria, Babbo Natale fa tanti auguri, Babbo Natale di buon Natale, c'è sempre Natale, ti fa gli auguri di buon Natale a te e alle tue famiglie. Ciao, ci vediamo la notte di Natale anche con te, verrò a portarti i regali. Suona ancora, ma stasera non riesco a dare il resto con nessuno. Pronto? Pronto? Ciao, Giovanni! Ciao! Come ti chiami? Giovanni! Ciao, Giovanni! Quanti anni c'hai, Giovanni? 5 e mezzo! 5 e mezzo! Allora sei grande, sei grande? Sì! Sì! E vai a scuola? No, vado all'asilo! Ah, vai all'asilo. E a te all'asilo ti hanno insegnato la poesia di Natale? Ancora no! Ancora no. E tu lo fai l'albero o il presepio a casa? Sì! Sì! E chi lo fa? Lo fai te o lo fanno i tuoi genitori? Lo faccio insieme ai miei genitori! Benissimo, bravo, bravo Giovanni! E non ti ho chiesto da dove chiami? Da Tavuglia! Tavuglia! Ah, ma io Tavuglia lo conosco, perché c'è una persona a Tavuglia che va molto forte. E tu lo sai chi è, sì? Sì, è Valentino! Valentino Rossi, è vero? Io perché quando non porto i regali sto a vedere anche le corse delle motociclette. Mi diverto un sacco a vedere le corse delle motociclette. Allora Giovanni, adesso facciamo un giochino. Guarda, c'è da indovinare una cosa molto molto buona. Questa è una cosa che è fatta... Da una parte è fatta a punta così, sarà lunga così, una punta, e poi si gira e sopra c'è tutta della roba molto buona da mangiare, molto molto dolce e anche molto fresca come l'acqua che ho bevuto prima. Cosa può essere? Gelato! Bravissimo! Eccolo! Adesso te lo... No, non lo puoi mangiare questo, perché questo è di carta, non è buono, eh! Non lo mangiare! Lo mangio d'estate il gelato! Non ho capito! Lo mangio d'estate il gelato! Lo mangi d'estate, benissimo! Io qualche volta lo mangio anche d'inverno, perché io sono... ghiotto, lo mangio ogni tanto anche d'inverno, comunque di solito si mangia in estate perché dà più gusto, perché è fresco. Allora Giovanni, a chi vuoi fare gli auguri? Sentiamo un po'. Ai miei nonni. Sì. Ai miei genitori. Sì. Poi ai miei... Ho un cane a casa mia a Tavuglia, poi sono dai miei nonni a Babuccia, che ce ne ho 2. Ah, ecco, 2 cani. E poi c'è un gatto a casa mia. Come si chiama il gatto? Stella. Stella, allora una gattina. Sì. Benissimo. Vuoi fare ancora degli altri auguri? Ciao Babbo Natale, un bacio! Ciao, buon Natale anche a te e a tutta la tua famiglia! Ai cagnolini e alla gattina Stella! Ciao Giovanni, ciao!
Giovanni, due cani e una gattina c'ha. È bravo, gli piacciono, si vede che gli piacciono molto gli animali. Anch'io ce l'ho un cagnolino, anzi una cagnolina che si chiama Paki, una cagnolina che si chiama Paki. Ecco, adesso devo fare anche gli auguri a un altro bambino, perché ogni tanto mi passano queste letterine e io bisogna che lo saluto, perché se loro mi scrivano. Allora, Mattia di 7 anni di Pesaro. Ciao Mattia, buon Natale da Babbo Natale. È sempre Natale, buon Natale da Babbo Natale. Ciao Mattia, 7 anni da Pesaro. Ciao. No, non si riesce, suona in continuazione. Quanto pagherò di bolletta questo mese? Boh. Pronto? Ciao, sono Tommaso. Ciao Tommaso, quanti anni hai? 8. 8 anni, bravissimo Tommaso. E da dove chiami? Da dove chiami? Dove stai di casa? Acqualagna, già mi viene l'acquolino, perché l'acquolina in bocca. Acqualagna, cos'è che si mangia di buono? Cosa c'è? Tartufi. I tartufi, che sono profumatissimi e sono molto buoni. A me mi piacciono quelli tartufi, mi piacciono. Anche a me. Anche a te ti piacciono, è vero? Ma tu che classe fai? Terza. La terza. Una cosa, all'Acqualagna, nella scuola dove vai te, per Natale che cosa fate di particolare? I canti? Sì, e il mercatino. E il mercatino. Ah, bene, bene, questo è molto bello. Ma tu sapresti cantarmi qualcosa? Sì, Jingle Bell. Prova un po', così tutti i bambini che ci ascoltano sentiranno la canzoncina Jingle Bell cantata da Tommaso. Sentiamo un pezzettino, non tutta, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Way, oh, if I did you ride on the circus race. Oh, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Way. Oh, I find you right around the circle. Ma sei bravissimo, anche in inglese la sai, ma sei proprio bravo. Questo secondo me perché mangi tartufi, e sei diventato così bravo, sai l'inglese, sai cantare, sai fare tutto. Adesso, visto che sei così bravo, voglio vedere se tu riesci a indovinare che cos'è, di chi è questo occhio. Questo è difficile, ma l'Acqualagna può darsi che ci riesci. Questo è un occhio di un animale che c'è un po' in tutte le case. Cosa può essere? Guardalo bene. L'occhio di un gatto. No, il gatto ce l'ha un po' più rotondo. Questo è un occhio che vede lontano, c'è una vista molto molto buona. C'è anche un naso lungo, con la puntina davanti, il nasino nero. Il cane, perfetto, quello che serve per andare a scovare anche i tartufi. Questo non so se è un cane da tartufo, però è molto bello. Guarda te che bel cagnone che c'è, tu ce l'hai il cane? Sì, ecco. E come si chiama? Lampo. Ma c'è anche il tuono dopo, no? No, c'è anche scheggia poi, il gatto. Va bene. Allora, Tommaso, adesso puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi. Puoi cominciare. La mamma, il babbo, la scuola, la classe. Sì. La maestra. Poi lo zio, la zia, la cugina, il cugino. Sì. La nonna, il nonno. Bene. Buon Natale! Grazie Tommaso, anche io ti faccio auguri di buon Natale a te, alla tua famiglia, e visto che non ci sente nessuno, la notte di Natale, quando vengo a portarti i regali,
invece del bicchiere di latte con due biscottini, un pezzettino di tartufo. Mi piacerebbe molto, molto di più. Ciao Tommaso, ciao. Io poi sono nato anche il 25 dicembre. Sei nato il 25 dicembre, quindi regalo doppio allora mi tocca fare. Uno per il compleanno, questo non lo sapevo. Hai fatto bene a dirmelo, così almeno porto due regali, due regali. Ciao Tommaso e buon compleanno. Ciao. E buon Natale. Ciao, ciao. Ma che bello, Tommaso il 25 di dicembre fa il compleanno e fa anche il Natale, perché tutti fanno il Natale il 25 dicembre. Il 25 dicembre è Natale, io lo so, almeno lo dovrei sapere, perché devo portare i regali a tutti i bambini del mondo. Ho la slitta con sei vagoni dietro, perché ogni anno devo aumentare un vagone, perché questi regali sono sempre di più. Le rende, io quasi sto pensando di sostituire le renne. Non li porto più con le renne, ma dopo ci penso meglio. Pronto? Sono Giulia. Ciao, ho capito bene, Luca? Giulia! Ah, Giulio, scusami tanto. Giulia! Ho capito, Giulia, adesso ho capito. Prima avevo capito un altro nome. E quanti anni hai, Giulia? 5. 5 anni. E telefoni da dove? Da Fano. Tu vai alla scuola? Vai a scuola? Sì, faccio l'ultimo anno di asilo. L'ultimo anno d'asilo. E il prossimo anno quindi andrai alla scuola elementare? Sì, a Ligi Rossi. Adesso faccio l'ultimo anno al Galizzi. Dopo vado a Ligi Rossi, che le due scuole sono attaccate. Ah, ecco, ho capito. Io non conosco bene, perché conosco Fano, però non è che lo conosco proprio così bene come conosci. Sì, perché tu abiti in Lampogna. Ah, esatto, io però conosco, perché vengo a portare i regali, quindi Fano un po' la conosco, però dopo non so dove sono tutte le scuole, non so. C'è San Paterniano, quella la conosci. Cosa? San Paterniano. Ah, San Paterniano, sì, quello che c'ha il campanile alto, mi pare, vero? Sì. Ah, tu conosci... Aspetta, te lo dico. Montemarciano? Montemarciano, è più a sud, più giù di Fano. Sì. Ecco, ma perché mi chiedi se conosco Montemarciano? Perché c'è i miei nonni, però alcuni ce l'ho anche a Fano. Ah, ecco, c'hai un po' di nonni a Fano e un po' di nonni a Montemarciano. E li vai a trovare ogni tanto, sì? Sì, ogni tanto, perché è un po' lontano. E la madre è gatto, ha partorito dei gattini piccoletti. Ah, quindi il gatto ha fatto i gattini, ho capito bene? Sì, gatti. Ah, bene. E come si chiama questa gattina? Volampo, Giulia, non mi ricordo. Non mi ricordo, va bene. Adesso facciamo un giochino. Okay. Facciamo indovinare un questo è una fotografia. Sapresti dire che cos'è questa fotografia? Questa è una fotografia, è un pezzettino di una fotografia più grande. Che cosa può essere? Sembra. Dimmi. Sono nello studio, non la vedo. Non ho capito, scusa. Sono nello studio, non la vedo. Ah, non la vedi? Allora come facciamo? Tu bisogna che però la televisione, guardi la televisione, perché anche se ti faccio vedere... Vabbè, allora ti facciamo un altro giochino. Allora, questo è un animale. È un animale che è grosso. È rosso. L'hai visto, L'hai visto? No, non si vede.
Comunque è l'orso, sei stata brava, ma come hai fatto a indovinare? Eccolo, guarda, l'orsacchiotto, questo è un peluche, però è un orso. Bravissima, sei riuscita a indovinare, cosa ho detto, un animale grosso, poteva essere anche un elefante, un ippopotamo. È un peluche. È un peluche, è un peluche. Tu ce l'hai un peluche? Sì, è un riccio, però è marrone. È marrone, benissimo. Allora Giulia, adesso concentrati, che dovrai fare gli auguri a tutte le persone che vuoi. Puoi cominciare. Allora faccio gli auguri ai miei nonni. Quelli di Fano o quelli di Montemarciano? Fano. Poi agli altri nonni che sono a Montemarciano. Sì. I mio zio. Mamma e papà, mio fratello, le maestre e a te, Babbo Natale. Grazie tante, grazie tante. Ma tuo fratello come si chiama? Alessandro. Alessandro, ma è più grande di te? Sì, è qua. Quanti anni c'ha? Te lo passo. Ah, grazie. Ale! Non c'è, è andato via. Ale! È andato via. Tu vuoi Babbo Natale? Pronto? Ciao, come ti chiami? Alessandro, quanti anni c'hai, Alessandro? 9. 9 anni. Mm-hmm. Ma anche tu c'hai i nonni a Montemarciano allora? Sì. Ah, hai visto? Come la Giulia? Sì. Uguale. Sì. E ci avete anche gli stessi genitori? Sì, ovvio. uguale. Che roba strana, Due fratelli hanno gli stessi genitori. Ma guarda che roba che succede a Fano. Va bene, Alessandro, sono contento di averti parlato e ti faccio anche te tanti auguri di buon Natale. Grazie. Va bene? Io li faccio a te. Grazie mille. Ciao ragazzi, buon Natale a tutti, anche le vostre famiglie. Ciao. Cosa strana. Due fratelli hanno la stessa mamma e hanno lo stesso babbo. Non si era mai vista una cosa del genere. Non è vero, è sempre così. C'è sempre un babbo e c'è una mamma. E poi ci sono i fratelli, le sorelle, e ci sono dopo i cuginetti. C'è tutta la famiglia. Ho avuto un'altra letterina di salutare, di fare gli auguri a Sofia di Fano, Sofia Montoni di Fano. Io non c'è scritto quanti anni ha, c'è solo scritto questo. Saluta Sofia, quindi Sofia, auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia. Ciao, buon Natale, ci vediamo la notte di Natale, ti porterò tutti i regali che hai chiesto. Se mi hai fatto la letterina, io dopo stasera, dopo cena, le leggerò con attenzione e poi provvederò la notte di Natale. Benissimo. Adesso andiamo avanti. Quindi, dove eravamo rimasti? Ah, che avevo detto che quasi la slitte non le farò più tirare dalle renne, ma prenderò, voglio fare una cosa più moderna, più veloce. Forse se le attacco ad un aereo oppure a un elicottero che me... Ma adesso ci devo pensare. Poi chissà quanto costa un aereo o un elicottero. Vediamo. Un elicottero. Pronto? Vediamo. Un elicottero. Pronto? Ciao. Come ti chiami? Rebecca. Non ho capito, scusa. Rebecca. Non ho capito, scusa. Rebecca. Ecco, dovresti abbassare il volume del televisore. Ci riesci? Televisore. No. Perché non ti sento bene, sento la televisione ma non sento la tua voce. Come stai? Rebecca? Pronto? Ciao Rebecca. Ciao. Da dove chiami? Ciao. Da Senigallia. Da Senigallia, benissimo. Quanti anni c'hai tu? 8. Rebecca, ascolta, io non riesco a sentirti bene perché tu sei davanti al televisore, sento sia la voce del televisore che la tua voce.
e si mischiano insieme, quindi non riesco a capire bene. Dovresti allontanarti dal televisore o abbassare il volume. Mi senti dal telefono e mi vedi dallo schermo. Ok, io sono lontano. Oh, adesso ti sento meglio, difatti. Bravissima, bravissima, bravissima. Ascolta, Rebecca, tu a casa fai l'albero, il presepe? Io no. Non lo fai? Benissimo, va bene lo stesso. E quindi, dunque, vogliamo fare un giochino? Sì. Allora, io direi di rimettere questa fotografia e cercare di indovinare che cos'è. Guardala bene, questo è un particolare di una fotografia più grande. Riesci a capire che cos'è? Sì. Che cos'è? L'uva. Benissimo, brava Rebecca. Difatti adesso dovresti vedere. Ah, non la fanno vedere la foto. Non l'ha fatto vedere la foto più. Eccola, la foto più grande dove si vede un bel grappolo d'uva. E a te ti piace l'uva? Sì. Ah, è molto buona. Io sono ghiotto, ne mangio tantissime tutti i giorni. Ma mangio anche l'altra frutta. Tu che altra frutta mangi oltre all'uva? La pesca. Sì. La mela? Sì. Le arance? No, le arance no. Le arance non ti piacciono. Le banane? Le banane così così. I kiwi? Anche kiwi. I kiwi così così o ti piacciono? Mi piacciono. Ti piacciono, benissimo, benissimo. Rebecca, ascolta. Adesso è il tuo momento, preparati, imposta bene la voce perché puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi te. Pronti? Allora, a mamma? Sì. A Viola? Sì. Il mio cane? Il tuo cane, come si chiama il tuo cane? Viola. Ah, Viola, ecco, Viola, ok. Poi... ai miei amici. Ai tuoi amici. Mia cugina. E la tua cugina, che si chiama? Matilde. Matilde. È più grande di te? Sì. Sì, quanti anni c'ha? Ne sa 9. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. Dunque. Sai che mamma ti conosce? Mamma tua mi conosce. E chi è tua? Sì. Chi è tua mamma? Sì. No, no, non lo dire, Concetta. Non lo dire. Ma ti conosceva. Non riesco a capire, non ho capito. Hai detto che ti conosceva. Hai detto che mi conosceva, ma a me mi conoscono tutti. Babbo Natale chi è che non lo conosce? Io tutti gli anni. Faccio il giro in tutte le case dove ci sono i bambini. Anche l'anno scorso sono stato a casa tua, ti ho portato i regali, no? Sì. Vedi? Quindi conosco tutti. Ma anche la tua mamma, quando era piccolina, era bambina, gli portavo i regali. Perché io tanti anni che porto i regali a tutti i bambini. Quindi anche la tua mamma, qualche anno fa, era una bambina. Quindi gli ho portato i regali, per quello che mi conosce. Benissimo Rebecca, io allora ti faccio tanti auguri a te, alla tua famiglia e ci vediamo la notte di Natale. Ciao, sì. Ciao, buon ciao. Natale. Ciao. Ciao. Ah. Oh, la mamma di Rebecca che mi conosce, ma mi conoscono tutti, Babbo Natale sono, chi non conosce Babbo Natale? Tutti. Allora, il tempo purtroppo a disposizione è finito. Però noi ci rivediamo lunedì prossimo oramai, oggi è venerdì, quindi lunedì prossimo. E se volete parlare e giocare con Babbo Natale, quindi con me dalla mia casa in Lapponia, dovete fare 0721 86 14 33, spero di non aver sbagliato numero, e poi quindi lunedì ci potremo rincontrare. Adesso io vi saluto, ciao a tutti e... Chi non riesce a telefonare, magari buon Natale comunque a tutti quanti. Ciao, ci vediamo lunedì. Ciao. Allora adesso...